Sì, però in un giorno. In un giorno. Il problema è in un giorno è troppo. Beh, io eravamo sui 5 gradi, 5-6 gradi siamo a meno 1 adesso. Sì, infatti stanotte dovrebbe piovigginare e nevicare, qualcosa del genere. Dopo domani che adesso non so su quale dipende chi è che l'ha rilanciata, perché lunedì vai a fare del vapore? Cosa c'è? Quella della presentazione sui numeri che fa. Ah sì, avevo detto di sì, ma quando è? Lunedì 14. No, volevo dire a che ora? Alle 18. Alle 18, sì, sì. Io penso che andrò. Ci vado. Sì. Però dov'è l'indirizzo? È di monumentale, quasi monumentale. Poi mi studio il percorso. Sì, infatti io quando l'ho visto su Facebook ho detto che ci sarei andato, però non lo sentivo più, non mi ricordavo più, ma sapevo che mi avrebbe avvisato, poi mi hai avvisato tu. Quello di Giorgio. Sì. Sì. Oltretutto lui è un bel po' di tempo che, vabbè, lo vedo su Facebook ma non lo vedo di persona. Anche io poi lo vedo. Prima quando ero a Milano che... sì, quando eri lì, sai quelle cose, quella società non so. Abbiamo la sedia qua. Bene, sappiamo già chi la occupa. Siete arrivati armati? Cioè... Io ho una domanda armati di domande, ovviamente. Faccio partire i... Pensi tu, si vado un attimo in bagno, sì, mi calcata. Allora, qual è la domanda? Una cosa è il formalismo matematico, che per me, ti dico... Non dico che è arabo, ma quasi, cioè voglio dire, io non capisco quasi nulla quando vedo un formalismo, ci devo pensare su davvero tanto, però, quando mi metto a fare un utilizzo di formalismo, quando devi procedurare, sì. Lo capisco al volo, molto prima che al volo, e ti dico una cosa, e questa è la domanda, stavo parlando di piani semantici, giusto? Con chi? La settimana scorsa. Ah, sì. Okay. E devo spiegare un po' come scrivo i miei programmi. Io praticamente ho una elaborazione, cioè che è praticamente la funzione che deve svolgere all'algoritmo, quello che vuoi. Non importa cosa sia. Sì. E poi ho degli oggetti che svolgono sono funzionali al processo. Sì. Ma io come faccio a fare? Io non chiamo delle funzioni che eseguono un algoritmo. L'algoritmo si risolve da solo. L'algoritmo? Si esegue, va in esecuzione. Sì. E pone i risultati in un certo numero di classi, che sono isomorfi, cioè utilizzo ampiamente le arbitrarietà. Io il risultato non ho un output che butto fuori, in realtà ho una procedura basata sulle funzioni lambda che esplorano questi oggetti, queste classi. Le classi e mi generano l'output. Cioè, mi sembra che vedono il decimario a applicare un sistema del genere. Perché? Perché io ho costruito uno spazio semantico che funziona dell'algoritmo e poi lo vado ad esplorare. Ho dei metodi di esplorazione che vanno a estrarmi il risultato. Ed è fortunatamente veloce questo metodo. Io non faccio... E la domanda è quella. Vuol dire, ma... Se c'è un equivalente tra queste due cose? Secondo me sì. Sì, ma voglio dire, se non si, allora, in linea generale sì, ma se non sia una cosa concreta, come fai a dire un sì che sia determinato, capisci? In effetti, cioè, adesso non riuscirei a dirti un sì che poi è operativo a qualcosa. Perché sostanzialmente io creo una semantica, creo, invento, cioè faccio una metrica sostanzialmente, invento una metrica e poi la applico e di conseguenza vado a cercare i risultati possibili. Difficile, eh? Sì, è difficile tradurlo in nostro. Ciao. E io mi sono accorto che poi mi sono messo a pensare davvero questa cosa in questa settimana, perché e lo faccio sempre, cioè ormai mi diventa quasi inconscia come metodo operativo, cioè tutti i miei programmi sono fatti in quel modo, tutti. Praticamente io ho i isomorfismi, quindi ho un qualcosa che deve essere risolto, degli oggetti che servono a risolvere quell'algoritmo, parte dell'algoritmo o algoritmi messi insieme, e poi io esploro le soluzioni. Io non trovo, difficilmente trovo l'uguale, perché vado a cercare i valori e faccio o set value o get value, vado a estrarre i valori, per me è troppo, è troppo indeterminato, vado a beccare gli autostati in quel modo. Sì, ma dovrei capire come sono fatte queste classi per darti una risposta. Le classi sono l'algoritmo. Vabbè. E però c'è una cosa, sono sempre più uguali. Non posso pronunciarmi, no, mi hai messo in una condizione che come faccio a pronunciarmi? Devo vedere la cosa. Vabbè, comunque è interessante, però bisogna vedere, non so che dire. Ok, sapete cosa stiamo per fare? Riprendiamo il percorso, no? Ci siete? Ma certamente! Ecco qua. Allora, eravamo al 35, avevamo visto finalmente quella metrica, no? Quella metrica, eccola qua, la 44. Io direi, l'avevamo già vista questa cosa qui, però era la chiusura e ci riattacchiamo. Di modo che si trova infine la metrica spazio-temporale nella forma di S quadro uguale 1 meno Rg, Rg il raggio gravitazionale, o di Schwarzschild, R, quella famosa quantità radiale, per C quadro in dt quadro, meno... Cosa sono? Verso la fine, sì, perché se lo piglio adesso mangio adesso, no, meglio dopo. Ecco, se voi notate che sto andando su di G, mi indica C quadro di T quadro meno R quadro che moltiplica sen quadro teta in dφ quadro più di teta quadro, quindi questa è la parte spaziale, meno la parte radiale, che è interessante perché è quella speculare con la parte temporale, speculare all'inverso, no? In quanto c'è la stessa, quella lì sarebbe la B, no? 1 meno Rg fratto R, mentre là c'è la A. Questa soluzione dell'equazione di campo di Einstein è stata trovata da Karl Schwarzschild del 1915-16, perché prima l'aveva già trovata nel dicembre del 15, poi le ha perfezionate nel 16, poi nel maggio, se no chissà cosa avrebbe fatto Storcelli, perché era giovane anche, aveva tra i 48 e i 52 anni, non mi ricordo. Essa determina completamente il campo gravitazionale nel vuoto, creato da qualunque distribuzione centrale simmetrica di masse. È chiaro questo fatto, quindi determina completamente il campo gravitazionale nel vuoto. Non è chiaro? Sì, è chiaro. Questa soluzione vale non solo per massa a riposo. Scusa, la M è dentro l'Rg. Sì, dentro l'Rg. Questa soluzione vale non solo per massa a riposo, ma anche per massa in movimento, purché il movimento sia di un tipo particolare, no? Nella misura in cui anche il movimento possegga la simmetria richiesta. Per esempio, pulsazioni centrali simmetriche perché hanno un movimento radiale ma non tesserale, diciamo, e quindi va bene. L'aspetto del movimento tesserale esula da questa metrica, cioè questa metrica non riesce a descriverlo, a tenerne conto. E infatti c'è bisogno, dopo la analizzeremo, della metrica che scopre Kerr nel 1963 di corpi rotanti e anche carichi. Però la cosa interessante è che il limite, in pratica un corpo rotante ha un momento angolare, quindi lì ci sono due grandezze, la quantità di carica e il momento angolare nella metrica di Kerr, no? Ecco, al limite per il momento angolare che tende verso lo zero, la metrica di Kerr diventa la metrica di Schwarzschild, quindi c'è tutta una connessione interessante. E poi tutte le altre che ci sono metriche che giocano su queste, in fin dei conti. Metriche totalmente diverse non ne ho notizie, quindi mi sembra che non ce ne sono ancora. Questa soluzione vale non solo per massa riposo ma anche per massa in movimento, nella misura in cui anche il movimento possegga la simmetria richiesta, per esempio pulsazioni centrali simmetriche. Notare che la metrica, che è la 44, l'equazione 44, dipende solo dalla massa totale del corpo grave, così come il problema analogo della teoria di Newton. Quindi è davvero un passo interessante perché trasporta una cosa essenziale che c'era già nella teoria di Newton in questa forma qui. E domanda, dalla 44 a vederla così, di primo acchito, potrei pensare che una galassia che si avvicina a un buco nero diventa un pallone dell'acqua? Aspetta, una galassia è grande, di solito dentro la galassia c'è un buco nero. No. Quindi, un buco nero esterno alla galassia. Sì, e questo buco nero dovrebbe avere masse di tipo comparabili alla galattica, no? Perché c'è questo effetto da questa equazione o no? Cioè, è un'equazione che darebbe l'impressione che un cerchio si distorce. Sì, ma perché voi la galassia? È quello che non capisco. Beh, no, qualsiasi, se vuoi la galassia, se vuoi un'altra cosa, un'altra cosa. Diciamo... ma la distorsione non avviene, diciamo, entro 10 raggi di questa roba non c'è la distorsione, perché ancora non siamo piatti ma siamo quasi piatti, capito? Quindi in realtà la divergenza dalla piattezza cresce rapidamente con l'avvicinamento. No, non è il quadrato della distanza. Cioè, la gravità, ma non c'è la gravità, di cosa stai parlando? Ma quella non è forza gravitazionale, madonna, di nuovo questa è la metrica, questa è un coefficiente che riguarda la metrica. Allora, vi sto dicendo che geometricamente, finché non siete al di sotto di 10 raggi gravitazionali dal corpo, praticamente non c'è distorsione spazio-tempo, non c'è curvatura, non si manifesta la curvatura, la distorsione. Ovviamente più la massa è grande più dovete essere distanti, però siamo lì, siccome anche il raggio gravitazionale, più la massa grande cresce, allora anche quel 10 continua a mantenersi, capito? Perché il raggio gravitazionale ci dà la distanza tra il centro dove c'è la singolarità e l'orizzonte degli eventi. Quindi se la massa è più grande, l'orizzonte degli eventi cresce, cioè si allontana dal corpo, no? Cioè diventa più grande la sfera. Riformula. Cioè, ci sono evidenze fotografiche di situazioni di informazioni spaziali. Che dici? Gli soddisfiamo Nuzzolo? Sì. E glielo soddisfiamo, dai, noi siamo gente. Noi siamo gente l'immagine. Allora no, basta, sì. Vabbè, questa è un'altra cosa, la scoperta che la nostra galassia, invece di essere un disco piatto, La mia ancora rifare. Che non... Cos'è che bisogna rifare? Esatto, si è scoperto questo. Ma questa non era la cosa. Però aspetta, vediamo un po'. Aspetta che vediamo un po' se c'è. Ecco qua. Perfetto, ci siamo. Questa è una bella immagine, perché stiamo vedendo che cosa? Allora, 1, 2, 3, poi anche questa 4, 5, 6 sono stelle di campo della nostra galassia, quindi sono lì per la prospettiva e sono molto più vicine di tutti gli altri oggetti. Prevalentemente questi oggetti sono tutte galassie, non sono stelle, a parte quelle che vi ho indicato che sono stelle nostre, e tutte queste galassie sono a una distanza di un ordine di grandezza di 3-4 miliardi di anni luce. Poi dietro questo ammasso di galassie ci sono ancora altre galassie, una di queste è proprio sulla linea di vista e allora la sua luce come arriva incorcia l'ammasso e viene deviata, no? E forma quest'arco che viene chiamato anello di Einstein quando è completo. Anello di Einstein. E questa esprime proprio di quanto viene incurvato, perché fa una specie di, viene chiamata anche lente gravitazionale, no? Io le chiamo lenti di Einstein. E vedete, questa qui, questa e questa e questa è sempre la stessa galassia. Quella che c'è dall'altra parte a una distanza di 6-10 miliardi di anni luce, no? Rispetto a questi 3-4, dove c'è questo ammasso. Quindi qui si sta vedendo che vicino all'ammasso lo spazio-tempo è curvo. Lo vedete? Anzi, in questo caso stiamo vedendo lo spazio curvo. È chiaro? Sì. E scusa, dov'è il centro di massa di questo? Dov'è il centro di massa? È in mezzo al fuoco ma l'altra parte? Aspetta che sto andando a cercare altre immagini. Ma quello non c'entra niente. Allora aspetta, li vado a cercare mirato, se no non... Sì, ma vi faccio vedere che ce ne sono che in certe condizioni è ancora più accentuato questo aspetto, no? Allora, qui via Lattea. Allora, ecco queste lenti. Allora, devo andare a 840, quindi 840. Allora, questo è tutto il cielo. È un'immagine non cartesiana, ma c'è un riferimento polare, no? Noi siamo al centro, andando in questa direzione arriviamo fino a 180 gradi e qua a meno 180 gradi, quindi è tutto il giro intorno a noi, mentre invece da qua a qua è tutto il giro, è come se fossimo al centro noi, e non è chiaro? E allora state vedendo quello che arriva da tutto il cielo, che è la radiazione di fondo, questa, no? Aspetta, l'ho aperto con... rossa. Tutta. Sì, comunque hai ragione, nel senso che devo chiarire. La blu è più calda della rossa, perché in realtà arriva dalla galassia, dalla nostra galassia. Questa qui blu è la nostra galassia. E quindi questo è il pezzo di galassia che sta attorno a noi. Più o meno qui anche si vedono le fluttuazioni, che le blu sono quelle calde e le rosse sono quelle fredde, le anisotropie sulla radiazione di fondo, che la radiazione di fondo è 3 gradi circa, 2,7, no? E quindi queste sono un decimillesimo di grado in più o in meno, un decimillesimo di grado. Quindi in realtà tutto il fondo è 2,7, più o meno, vi do l'idea, questo anche. Questo qui è un cluster, quindi un ammasso di galassie, e si incomincia a vedere qualcosa, ma ancora no, tra un po', vabbè qui no, Ecco, vedete che c'è questa tendenza qui? Ecco la curvatura. Adesso qui viene visto meglio, vedete qui quest'arco, questa lente? Sì. Si vede bene. Quindi dietro c'è una galassia che fa vedere questo. Poi qui ho l'opportunità di farvi vedere cosa voglio dire. 1, 2, 3, 4... Poi anche queste che sono in realtà vicine a queste. Queste qui è un ammasso di galassie e quasi tutte sono ellittiche queste galassie, quindi vuol dire che hanno una massa bella grande rispetto alle galassie a spirale, no? Perché di solito le ellittiche sono fusioni di galassie a spirale, quindi da 3, 4, 10, quante sono. E sono a una certa distanza, come vi ho detto prima, fate conto che sia 4 miliardi di anni luce, queste. Dietro, che noi non vediamo, sulla linea di vista che quindi passa attraverso questo ammasso, c'è una galassia distante, la quale manda la luce nella nostra direzione e passa quella luce attraverso qua. Però quando si avvicina all'ammasso, l'ammasso ha curvato lo spazio-tempo e quindi la sua immagine, eccola qua, una è qua, un'altra è sempre lei, un'altra è qua, rovesciata, perché vedete questa che ha qui... è questa qua. Poi in realtà è multipla, aspetta, non ho finito. Poi in realtà è multipla, quindi la vedete ancora qua e poi anche all'interno, perché in realtà questo non è una sfera che ha, e quindi l'ha deformata in un modo strano, quindi ne vedete un pezzo qua, un'immagine qua, un'immagine qua. Ora io ho usato il termine che dicono tutti, no? Immagine. Quelle non sono immagini. Eh? Ma vere galassie di una sola, eh? Ecco, per quella parte questi, diciamo, i segni che vediamo, ecco, facciamo così. Sono è come se fossero, non è come se fossero simultanee. Cioè, cosa vuol dire? Cosa vuol dire allora, intanto per capire se... Ascolta, come fa un astronomo, un astrofisico a dirti che quella è la stessa galassia? Analizza spettroscopicamente questa luce. E guarda lo spettro, vede la firma dello spettro, no? Una forma. Poi analizza questa e vede lo stesso spettro. Come fa ad essere una coincidenza? Hai capito? Quindi ci sono delle analisi ben precise, che oltretutto non è a occhio, non è una misura, ma è una statistica. Aspetta. La cosa interessante è questa, capire com'è la realtà. Se noi partissimo da qui e diciamo vogliamo andare qua perché c'è un pianeta che ci interessa, no? Cioè, proprio in questo punto, solo che siamo furbi, tu parti e vai qua, lui parte con l'astronave e va allo stesso punto che vi siete concordati, no? Però rispetto a questa, quindi vedete che le due astronavi puntano spazialmente in due direzioni diverse e quindi seguono una geodetica diversa. Quando arrivate qua davvero sul pianeta, sul sistema solare, sul pianeta, i tempi vostri, anche se siete andati tutti e due alla stessa velocità, sono diversi, perché avete fatto percorsi angolati diversi, no? E però siete arrivati sulla stessa galassia, sullo stesso sistema solare, sullo stesso pianeta, in epoche diverse. Sì, così va bene. Capito? Quindi la contemporaneità è una domanda... No. Ovviamente però chi c'ha un'astronave che riesce a percorrerti 12 miliardi di anni luce in un tempo utile. Ah, ecco il tuo autista. Qui ancora vedete, in realtà qui ci sono due tipi di ammasso, questo ammasso e questo piccolo. Allora si forma, vedete, l'anello un po' tende a formarsi qua, però vedete che non sono la stessa galassia, oppure sì, capite? In realtà no, non capisco. Perché vedete che sono colori diversi? Qui è sull'azzurrino e qui sul rosso. Adesso hai capito. Se volete il contrasto spegnete lì, non lo so. E in realtà se guardate la struttura sono la stessa. Perché come mai i colori sono diversi? Era quella questione temporale che vi dicevo. Invece qui vedete c'è qui l'accenno, no? Qui invece si vede questa, oltretutto all'epoca in cui è stata fatta questa era la galassia più distante che si era fotografata, che poi è qua, no? Poi qui si vede ancora un accenno, ma ci sono, ecco, poi questa l'avevamo già vista, qui si vede anche, questa è una di quelle che abbiamo già rivisto, qui non si vede granché, qui è un'altra cosa, e qui vedete, tu non guardi più. E mi stavo dedicando a ho visto, ma io sto facendo, ho capito, ma stiamo facendo un sacco di foto, l'ha chiesto lui. Quindi qui ci sono due lenti multiple insieme, perché vedete come questa è fatta qua. Questo lo sa. Devo tornare indietro? Sì. Quale? Lì, vuol dire andando navigando per affinità geometrica. Ce n'è un casino di certi concetti. Certo, è perché devi capire che la molteplicità, che non è ottica, però generalmente la gente le chiama ottiche, no? Dell'ottica, è dovuta alla molteplicità delle masse di questi, cioè della struttura che fa questa roba, no? Questa struttura, vedi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tutte queste sono le galassie dell'ammasso, però non è che sono lì vicino tra di loro, c'è una certa separazione tra loro. Sì, no? Ma tra l'altro quelle che hai indicato io non le consideravo alcune descriventi dei semicerchi. No, loro sono la massa, okay, che è in curva in quella zona. Okay. I semicerchi sono galassie dietro, okay, che vengono in qua. E quindi, no, per quello che guarda. Noi adesso guardiamo la foto e ci sentiamo inguinalmente tranquillizzati. No, non cominciare in quella direzione, che proprio sì, no, perché dice inguinalmente? Perché, va bene, ok, vediamo, già l'una ci facciamo tutti i nostri film della psicologia. Non è vero, perché quando parlo di queste cose, quelli che l'hanno analizzato ci hanno fatto i calcoli sopra. Appunto, io voglio cioccolatino. A me non me l'avete dato. No, ma te lo dico veramente perché potrei migliorare moltissimo. A me non me l'avete dato. Ma che gusto, che mi sembra interessante. Che gusto è, scusate? Non vorrei che... Ma non ho capito cosa. Allora, io ti faccio alcune proposte. Tanto tu scegliere a voi. Secondo me è un attentato. Ma puoi sempre anche dire grazie, sul proprio gusto. Ma chi lo dice? Ma a lui, a me, a chiunque. Io direi grazie Oreste. Sì. Grazie Marco. Oh, grazie Alberto. Ma non mi riferivo a te. Ah, ok, grazie. Sono Alberto. No, vabbè. Allora, dimmi tu della tua cosa inguinale che mi fa orrore, prego. No. Cosa stavi dicendo? E che non ci aiuta tanto vedere i semicerchi, detta brutalmente. No, ma la mia domanda aveva un senso, perché lì, in quell'equazione lì, le domande si pongono subito, non dopo. Non tanto sul confine, tra essere e non essere, il giorno degli eventi che va bene, però al di là di quello posso capire. Ma, per esempio, le approssimazioni che abbiamo fatto, dove dicevo che le derivate delle gambe sono nulle, le derivate seconde delle gambe, quindi il tempo non influisce nello spazio, se non c'è nella metrica tutti i coefficienti misti. Questa situazione qua, da quello che posso immaginare, dato le velocità realmente esistenti tra le galassie, si può considerare che non ci sia una distorsione collegata spazio-temporale. Cioè, allora, si creano dei coefficienti G, in realtà 0 alfa, diversi da 0. Do la risposta, però devo darla articolata così. Sì. Vi indico gli oggetti che sono tutti vicini a una distanza da noi, diciamo 6 miliardi di anni luce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tutto questo è l'ammasso. Okay. Questo oggetto qui mica sta fermo lì. Si sta muovendo, probabilmente anche sta rotando, gli oggetti rotano tra di loro, ma i tempi dei movimenti loro, per quelle distanze, perché la distanza che c'è tra qui e qui sarà forse 1 miliardo di anni luce, siamo dentro lì, 500 milioni di anni luce, non è poca, e quindi hanno dei movimenti che rispetto alla fotografia presa sono molto più grandi. Quindi in realtà questo dovrebbe essere descritto da Kerr e ci basta l'approssimazione di Schwarzschild rispetto al fatto che questa l'approssimazione è valida, perché noi il movimento che fanno quelli, quindi l'effetto di distorsione, non la vediamo. Ma non è che non la vediamo. Supponiamo che i nostri discendenti continuano a monitorare proprio questa zona su un arco di tempo non di 100 anni, non di 1000 anni, di 1 milione di anni, vedrebbero il movimento e vedrebbero la distorsione, quindi il legame, capito? Sì, comunque la distorsione temporale è relativamente discurente. Però è come al solito, tu vuoi portare Cicero al prodomo suo e io non sono d'accordo. Io voglio solo capire se quelle persone è ancora buono. No, questo non è per niente buono, non fa. Che colore è? Bel blu, per il nero. Ma era blu? Non lo so qual è l'ultima che hai mangiato. Ma neppure io. E non dovevate darmeli. L'avete fatto apposta. Allora, ecco, questo invece è un effetto ancora più interessante. Galassia ellittica, una sola, distorce una galassia distante e la fa diventare proprio un anello tondo. Qui invece un arco, un altro arco e poi quest'arco distante. Qui è ancora come quella di prima, qui stesso. Qui è meglio, quasi completa. E qui una sequenza. Qui no. Qui quello l'abbiamo già visto. Questo riguarda invece la distribuzione della dark matter. E vabbè, abemus. Questo qui è l'Alberto, si notano. Questo invece è Lorenz, questa è la Marie Curie, questo è Planck. In questo modo? Come in questo modo? Cioè noi adesso vediamo tutte le stelle che sono raggiunte questo cono cilindrico. Ma se invece ci fosse questa distorsione, potrebbe proiettare all'interno del cono di luce qualcosa che sarebbe al di fuori del nostro cono. No. No, è che quello che attualmente è fuori, man mano che passa il nostro tempo, entrerà. Perché la parte esterna si ingrandisce, no? Alla velocità della luce, quindi alla fine ci entra. Comunque. Gente, avete fatto domande troppo complicate. Non complicate, ecco, allora è un'equazione mi viene spontanea di no. Sì. Però scusate, quando ti ha chiesto tu, cioè, tu intendevi a occhio nudo? No, con le misure. No, ok. Cioè non è possibile vedere delle... No. Comunque... Il cono di luce, chiamato cono di luce, ma è un ipercono, cioè quadridimensionale. Se lo volete vedere fisicamente rispetto alla nostra fenomenologia, sapete cos'è? La sfera di Riemann. Capito? Allora, e infatti è su questo che gioca Penrose a costruire... con queste delle trasformazioni, e ha scoperto i twistori. I twistori. Tensore, twistore, qualcosa di questo tipo. E con quello è riuscito, guarda che fregatura, è riuscito a spiegare, chiamiamola chiralità, in realtà si chiama l'elicità dei fotoni, cioè quindi è riuscito a spiegare anche le particelle. Però, se fa una scelta, spiega l'elicità dei fotoni distorsi. Se fa la scelta opposta dal punto di vista I, no? I e meno I, quelli si distorsi, ma tutti e due insieme no. Capite? È una bizzarria non della teoria, del problema. Non dico di cosa perché tanto voi ormai non mi... Sì, la metrica spaziale è determinata dall'espressione dell'elemento di distanza spaziale, e vedete qui l'abbiamo raccolto. Dl quadro è uguale a dr quadro fratto 1 meno rg fratto r più la parte tesserale, r quadro sul quadro teta. Ora cercate di capire questo paragrafetto perché quello è importante. Il senso geometrico della coordinata r è definito dal fatto, adesso vediamo qual è questo fatto. La metrica spaziale è la metrica 45, no? Dal fatto che nella metrica 45 la lunghezza di una circonferenza il cui centro coincida con quello del campo, cioè dove questo R va a 0, quindi alla singolarità, è 2π greco R. Ma questo non vuol dire che la geometria è euclidea, quindi piatta, e quindi il raggio di un cerchio è 2π greco R, perché non ha detto che quello è il raggio della circonferenza. Ha detto, pigliate una circonferenza il cui centro coincida con la singolarità. Allora la nostra R che stiamo usando ha senso geometrico in quanto, dato un valore di questa R, 2πr è la lunghezza della circonferenza, ma R non è il raggio. È chiaro? Vabbè, allora andate. No, vabbè, non può. No, lui. Non te, lui. Mi chiede che cos'è. Ho capito, ma lui ha detto che cos'è. È un altro modo per dire, aspetta un momento, si sta. Ce n'era uno che era così buono, non so più qual è. No, ma non mi ricordo qual è. Ma comunque. Viene che mangio io, quindi non l'ho mangiato. Non l'ho mangiato io? No. E questo chi l'ha mangiato? Che colore è? Il tuo colore? No. Oresti, cosa stai dicendo? Tu continui a dire che oltre la distanza, oltre l'ora. Allora, tu guarda che avevo coordinato la velocità, comunque l'aspetto spaziale, va bene? Ora, può darsi che sia un cerchio, può darsi che non lo sia. Da quello che ho capito, no, è un cerchio. Adesso stiamo parlando di sfere perché abbiamo detto che c'è una forma di isotropia spaziale da un lato, e nelle equazioni che abbiamo visto questo non è mai stata negata, questa cosa qua, anzi l'ha utilizzata. Quei tre invarianti, dove uno era x di x, giusto? Qui x non c'è. Abbiamo costruito questa metrica, abbiamo utilizzato quella proposta lì, quindi che ci fosse sostanzialmente un'isotropia sferica, cioè che alla stessa distanza quell'albero fossero degli invarianti. Simmetria sferica, isotropia sferica. Non ti piace? No. È un'espressione che non hai sentito, non è che è venuto in mente adesso. Simmetria sferica. Simmetria sferica, quindi noi abbiamo usato le simmetrie sferiche. Avendo usato le simmetrie sferiche, R non è che a seconda di alfa, di gamma, di theta o di phi cambia, giusto? O pare cambiare lì? Pare cambiare? No. No, com'è? Aspetta, che cosa stai dicendo? Allora, R non cambia? Se l'elevazione cambia questo R, no, quindi quello o sì. Ma sì, ma so. R, theta e phi sono le tre coordinate spaziali, chiaramente indipendenti tra di loro, quindi scelto una R, scelto una teta, scelto una phi, siete su un punto spaziale che avrà un dl quadro che è quello lì. Ok? Allora, facciamo una bella, parliamo di questa cazzo di roba sulla circonferenza, vediamo cosa viene fuori. Non lo so. Basta. Aspetta, cos'è che hai detto? Andiamo? No, aspetta, andiamo a integrare. Andiamo a integrare il numero a sfera, no, ascoltate, arriviamoci per gradi. Se noi siamo in una situazione piatta, se ci mettiamo al centro di una circonferenza, la distanza tra il centro e un punto della circonferenza per noi è il raggio. e quindi la lunghezza della circonferenza è 2πr. Questo è Euclide. Adesso dovete abituarvi a sganciare questo concetto. Il concetto della distanza tra punto centro e punto della circonferenza come raggio, toglietelo dalla lunghezza della circonferenza. Se adesso voi non potete... come lo chiamiamo questa distanza? Chiamiamola con una lettera nuova. Rho. Rho. Allora, questa distanza sappiamo che è Rho. E questo Rho che cos'è? È un R uguale Rho, dove R è la nostra coordinata radiale. Ci siete? Però la circonferenza non è 2π Rho, è lunga 2π R. Che vi dice? Vi dice qualcosa? Sì, sì, era questo il punto. Allora... questo vuol dire che quindi la distanza che c'è tra il centro e il punto della circonferenza, se volete, facciamo così, fate presente quella roba di Beltrami, come vi avvicinate, siete sul piatto e vi state sollevando, quindi prima di arrivare al centro fate una distanza enorme. E quella è una curvatura negativa. Invece quando siamo nel piatto, come dalla circonferenza vai verso il centro, fai il raggio e sei arrivato al centro. Metteteci qualcos'altro a sfrugugliare ancora di più, potete, e quindi oltre a quell'immagine che sale su ce ne può essere qualcos'altro che comunque non è mai la distanza, cioè, o meglio, mai la distanza tra il centro e la circonferenza vi darebbe il 2πr. Il 2πr è il fatto che quell'R che avete voi è il punto dove è la circonferenza, un punto della circonferenza. Un punto limite è uno solo, in cui tutto questo casino deformato fa coincidere, o comunque avviene che Rho coincide con R, è una circonferenza. No, perché tutti gli altri punti di questa superficie hanno diverse... Allora, davvero prendete quel profilo alla Beltrami. Se vi avvicinate, a un certo punto vi siete avvicinati a una distanza che si chiama R. Ecco, poi c'è un... aspetta, vi siete avvicinati alla distanza R. Adesso con quella distanza R circondate tutto quanto e avete una circonferenza. Quant'è la sua lunghezza? 2πr. Adesso da un punto che avete della circonferenza vi muovete, come vi ho detto io, per andare al centro. Non percorrete R, ne percorrete molto di più. Ma perché devi dire ok? Certo, io non mi sposto di un millimetro dai vari concetti che stiamo, perché non voglio introdurre. Ma risentiti, sei incredibile. E perché? Ma cosa ho fatto? Non mi piace questo ragionamento, potevamo sapere. Ma non è una polemica. No, tu dici, scusate. C'è un centro, perché il centro dobbiamo fissarlo, no? Andiamo verso il centro. No, esiste fisicamente, perché R uguale 0 esiste. Facciamo quel centro. Quando tu dici che siamo a R chilometri da quel centro lì, cosa intendi dire? Ecco, che la dobbiamo misurare secondo la metrica, quella distanza. E la metrica, siccome non è euclidea, ci darà un valore di R più grande di quello che ci darebbe la metrica euclidea. E allora noi, per dire che la circonferenza è lunga 2π quanto? Dobbiamo arrivare lì a quell'R definito. Cioè, se noi siamo sulla Terra e questo oggetto si trova a, a un anno luce, quando arriviamo a mezzo anno luce, per noi quello è il nostro R. Ma quando diciamo che siamo a mezzo anno luce da lui, dal centro, in realtà stiamo misurando noi che siamo piatti. Lui effettivamente, quando siamo in quella che a noi sembra mezzo anno luce, e quindi usiamo questa lunghezza mezzo anno luce per fare la circonferenza, e se poi vi muoveste da lì, ancora andando verso lì, e lì comincia la curvatura a manifestarsi di più ed è più lunga. E allora ecco qui questa frase: il senso geometrico della coordinata R è definito dal fatto che nella metrica 45 la lunghezza di una circonferenza, il cui centro coincida con quella del campo, è 2πr. E bellamente Landau sottintende che questo R però non è il raggio della circonferenza. Infatti nella seconda parte di questa frase dice: per ciò che riguarda la distanza tra due punti, e beh, quindi avremo la distanza tra due punti, cioè tra il centro e la circonferenza, per esempio. Supponiamo che il centro sia in R1, che però noi abbiamo detto che era 0, però possiamo chiamare lo 0 R1, e R2 è il punto dove c'è la circonferenza. Per dire quant'è questa distanza tra R1 e R2 preso sullo stesso raggio, essa è data dall'integrale, vedete, integrale da R1 a R2, di questa roba qua che è la parte radiale di R diviso la radice, perché era di R quadro, no? Quindi dobbiamo prendere la radice, di R diviso la radice di 1 meno RG fratto R. E questo, se fate il calcolo, è più grande della differenza R2 meno R1, che è quella euclidea. Quindi succede che in questa situazione curva dobbiamo separare delle cose che per noi sono connaturate. Cosa? Che la lunghezza della circonferenza e il raggio della circonferenza non sono dipendenti tra di loro, sono indipendenti. Cioè non sono la stessa cosa. Non è chiaro? Tra l'altro che fa stare vuol dire che non possiamo più chiamare circonferenza e raggio. Che sarebbe anche un po'... beh, ma questo sarebbe veramente... No, sarebbe molto... no, sarebbe veramente terribile, perché scusa, come stai dicendo di non avere più cerchi? Circonferenze? Non è possibile. No, che non è detto. Ma no, perché quella è la natura... No, perché quella è... Ma no, quella è ancora una circonferenza, perché quella roba lì è davvero una linea che circonda il centro della singolarità con una curvatura sua costante monodimensionale, quindi se non la chiami circonferenza come la vuoi chiamare? No, invece le circonferenze esistono, è che i raggi di quelle circonferenze sono altre cose e non sono correlate. E certo, io infatti... In pratica bisogna seguire il cammino integrale per sfruttare la metrica alla fine. Giusto. Come quando avevamo la relatività ristretta per sapere come quando avevamo la relatività ristretta per rispondere a cosa succede nel sistema K', dobbiamo fare le trasformazioni di Einstein-Lorenz, se no non siamo in grado di dire niente. È vero, non c'è rimasto. È così anche qua, quando vuoi misurare qualcosa devi pigliare la metrica, se no che ci sta a fare la metrica, e se non usi la metrica stai usando la metrica euclidea implicitamente. Questo è molto interessante. Inoltre, questo qui vale per il singolarità, no? Come, non ho capito? Questo vale per il singolarità. No, siamo fuori dalla singolarità. Cosa c'è la singolarità? No, c'è la conferenza con un raggio. E poi a un certo punto, fino a che il piatto cambia. Questa metrica ha una simmetria centrale, sì o no? Sì, l'abbiamo costruita, ha una simmetria sferica però non euclidea. È la radialità, cioè tu sei qua, sai dov'è il centro di attrazione, se vogliamo essere newtoniani. In realtà è il centro della singolarità, però lo scopriamo dopo, non è che adesso abbiamo già scoperto. Non ne sappiamo niente ancora della singolarità in questa fase. Ah no? Da che punto di vista lo dici? Non è rilevante la conversazione di materia. Non è rilevante, questo è interessante, devi richiamarti al concetto di mezzo, come se tu lo sapessi quanto è lungo da qui a là, devi semplicemente integrare su quel cammino. Ora, se si pone subito la domanda, e in tutti i cammini mi porteranno delle distanze diverse. No, finché parti da un punto della circonferenza no. Cioè, quell'integrale lì è un integrale che non dipende dal percorso. No, no, un momento. Chi ha detto che non dipende dal percorso? Lui mi ha chiesto una cosa e poi... Ma scusa, tu mi hai chiesto, otterrai valori diversi per... Ma un momento, cos'è sto percorso? Ce n'è uno solo, da R1 a R2 è radiale, quindi... E quindi quanti ce ne sono? La risposta è questa. Io ho pensato che erano due. Ma io ero venuto incontro a te pensando, allora, una distanza radiale per forza c'è l'osservatore qua e la singolarità là, però ci può essere un osservatore là che va verso la singolarità, capito? Quindi in questo senso ho capito i tuoi percorsi diversi. Quindi ti stavo anche rispondendo a te. No, va bene, quindi in questo caso c'è un solo percorso su cui vai integrando. E quel percorso lì è la radialità, cioè il tuo percorso non è fisso ma è radiale. Non siamo ancora dentro l'orizzonte degli eventi. Scusa, perché ti sei dimenticato quando hai fatto l'integrale? Allora, qui stiamo parlando del senso della coordinata R. Allora, il punto è questo: quando siamo a una distanza R dalla singolarità, Teta e Φ sono costanti, non variano, e quindi non c'è bisogno di integrarli. Che ci faccio sopra? No, stavo chiedendo se arrivi al centro da diverse posizioni è una soluzione diversa, magari per non accostare. Beh, l'osservatore che sta là rispetto a me ha un teta di 90 gradi. Però siccome la simmetria è sferica o centrale, non cambia molto, perché purché la distanza dalla singolarità sia la stessa, cioè lo stesso valore di R, allora lì non c'è niente, c'è vuoto come qua, non c'è un'altra massa che cambia. E quindi è come se tutta la parte lì, il seno della fossero... No, beh, metti i valori tu, sei a teta 0 e a Φ 0, se ce li metti, vabbè, se li metti 0 cosa succede? 0, allora, vabbè, piglia dei valori che non rendano, no, lo rende 0 e sparisce, ci siamo. Dato che sono io l'osservatore, io sono teta 0, Φ 0. Adesso capito. No, o meglio, devo dire, non sono a teta 0, non sono a 0, sono teta pi greco mezzi, perché di solito se siamo piatti mettiamo di essere sul piano piatto ed è teta pi greco mezzi, no? Perché teta è con latitudine, quindi si parte dal polo, si scende giù e diventa pi greco mezzi all'equatore. Ecco. Inoltre si vede che la metrica, però attenzione, non dalla 45, dalla 44, che G00, e chi è G00? Questo oggetto qua, è minore o uguale a 1. Allora, è uguale a 1 quando siamo a R molto distante, che questa roba diventa 0, no? Ed è minore di 1 per ogni valore di R, calcolabile. Però sempre fuori dall'orizzonte degli eventi, cioè nella nostra zona. No, stiamo fuori, perché... No, ma fra un po' cominceremo a vedere cosa succede, però prima dobbiamo vedere quali sono le equazioni del moto dentro uno spazio-tempo con questa metrica. Noi ancora non ce l'abbiamo le equazioni del moto, quindi voi già volete spostare le cose e non avete le equazioni del moto, capite? Noi abbiamo per adesso la metrica e basta. E stiamo facendo alcune considerazioni tipo queste, ma non stiamo muovendo un oggetto dentro lo spazio-tempo che è retto da quella metrica. Fra un po' avremo l'occasione di farlo. Vi è chiaro com'è la fase? Cioè, stiamo smontando tutto quanto in modo da avere gli attrezzi per far muovere le cose, no? Ho capito perché non ci deve essere questa parte qua. Perché? Secondo me è una motivazione diversa. Qui dovresti integrare questo pezzo qua, R quadro che moltiplica 6 teta quadro, sarebbe il coefficiente di d Φ quadro. Sì. Quindi tu dovresti andare a integrare su d Φ R per sin θ. Sì, questo non lo devi fare, perché l'integrale di φ è costante, quindi non vai da R1 a R2, dovresti andare da un φ1 a un φ2, ma tu non stai muovendoti rispetto a φ. È anche... per questo che non c'è dentro. Sì, è anche di teta. E io questo robo qua, okay, l'ho detto. Allora, no, ascolta, te l'ho risolto in un momento. Ragazzi. No, scusa, finisco. Non c'è il di teta qua dove andare a integrare. Ma se non ti muovi lungo teta, non integrare nulla. E io questo l'ho risolto dicendo, siccome di teta e di φ dentro la mia testa sono uguali a zero, sono costanti. Okay. Ed era corretto. Non è che ho detto una cosa sbagliata. No, non avevo capito niente. Allora, inoltre si vede, state attenti a questi minori uguali perché sono importanti. Inoltre si vede che G00 è minore o uguale a 1. Allora, in relazione alla formula 3123, che bontà vostra ve l'ho riportata qua, di tau, che tau è il tempo proprio, è uguale a radice di G00 di t, dove dt è il tempo che abbiamo lì, quindi è il tempo che misuriamo, no? Che definisce il tempo reale, reale qui vuol dire quello concreto, fenomenico, che definisce il tempo reale. Risulta che di tau è minore o uguale di t, perché G00 è minore o uguale di 1. Vi va bene la 47? C'è qualche problema? Cioè, l'implicazione che emerge da G00 minore o uguale a 1, che lo vediamo proprio dalla struttura qui, vedete, 1 meno qualcosa, quindi è minore di 1. Ehi? Sì, datemi ok. Allora, G00 minore o uguale di 1, siccome per calcolare il di tau dobbiamo fare la radice di G00 in dt, e questo qui è un coefficiente minore di 1, a maggior ragione se fate la radice, e quindi di tau è minore di dt. L'uguaglianza. Allora c'è una specie di. Cioè, di tau e di tau noi pensiamo, di tau c'è il tempo proprio di un oggetto, cioè, di tau chi è, di t chi è, di t è la coordinata temporale. È quella che abbiamo dentro la metrica. Quello che abbiamo dentro. Nella metrica c'è un dt, quindi questo qui è il tempo dentro la metrica dell'osservatore. È il tempo dell'osservatore. Di tau è il tempo, diciamo, che sta là, o non ti piace così. Che sta là dove? Dove è calcolato. Ossia, io non trovo l'equivalente di... Qua c'è un tempo proprio. Dov'è che stai guardando tu? Sto guardando lì. Ma dove dice che di tau è uguale alla radice di G00. Ma questa è un'equazione, la 3123, quindi bisogna andare sul noto. Sono le cose, non ti preoccupare. Ma l'avevamo ragionato su chi era tau, su chi era t, giusto? Mantiene lo stesso significato qui. E qual era lo significato? Allora bisogna andare alla 3123. No, ce lo possiamo ricordare. No, io te lo posso dire con facilità se leggo il 31. Se non mi fai prendere il 31 non te lo leggo, perché voglio dire, non è che mi sforzo a ricordarmi. L'ho detto prima, il tempo proprio, come devo chiamarlo? Allora, io stavo cercando di capire un'altra cosa. Nella 46 non c'è tempo. Allora devo andare dalla 45 per il DL quadro. Ma il DL quadro anche lui non ha tempo perché il DL... No, è lo spazio proprio. Come lo spazio proprio? Questa è la mia domanda. Dov'è la simmetria tra le due cose, capito? Se DL quadro è L è lo spazio proprio, se lo spazio misurato da chi sta lì, cioè non riesco a capire qual è la parte che più ci vuol dire. Che materiale da quello che noi vediamo quello che è, capito? Perché io ho in mente il tipo della relatività stretta, per cui qual è il livello un po' più strutturale rispetto a... comincia a usare i miei concetti? Ma non li hai comprati ancora? No, non li ho comprati, però no, sai perché? Perché io pensavo, certo, pensavo, io gli stavo dicendo, se tu usassi quei benedetti concetti di fenomenico e strutturale, potresti attaccare le etichette a t e a tau. Attaccatura delle etichette. L'etichetta corrispondente di tau a livello spaziale è L o no? Questa è la mia domanda. A questo punto penso di poterla formulare più chiaramente. Allora, posso fare una critica della struttura di ciò che della sua domanda? Perché io non posso rispondere a una domanda così. No, nel senso non c'ho la risposta, perché la critica è questa. Stai ragionando col tempo separato dallo spazio. E questa è una condizione fenomenica. Mentre quando dici o di L quadro o di S quadro, vi ho cercato di instradarvi a dire guardate che le metriche sono strutturali e quindi sono oggetti che non vediamo fenomenicamente con gli occhi e con i sensi, no? E quindi se tu mi mantieni una situazione separata, che implica delle cose importanti, cioè che siamo in una situazione in realtà newtoniana, quindi euclidea, non si può fare. E quindi in realtà questa tua richiesta, mi fai un paragone tra il di tau e il di L, secondo me è irrisolvibile. Secondo me la puoi risolvere perché in questo caso particolare abbiamo detto che i G, 0, alfa sono nulli. L'abbiamo usato 8 volte. Ma G0 alfa non implica tempo separato dallo spazio? Implica che non c'è un prodotto misto. Ma che vuol dire? I prodotti misti non sono quelli che legano il tempo e lo spazio. Ma allora così negheresti validità alla metrica di Minkowski, cioè alla relatività ristretta, perché la relatività ristretta è una metrica diagonale e quindi è lei che ci ha fatto capire che non puoi distinguere spazio e tempo perché sono legati. Quindi, cioè, la metrica è la condizione necessaria affinché tu esprimi le equazioni delle trasformazioni di Einstein-Lorenz, non sono di Lorenz, perché tutta la letteratura mondiale dice che nel 4 Lorenz ha fatto queste trasformazioni, ma non è vero. Cioè andate a prendere l'articolo del 4 di Lorenz e non ci trovate queste trasformazioni. C'è uno sviluppo in serie di Taylor di queste trasformazioni al primo e secondo ordine. E non sono le trasformazioni, quindi è inutile. Vabbè, comunque fate come volete. Io cosa... Ma non me la concevo tutta questa resistenza. Perché qua è messo tau. Ma guarda la 3123, cioè si chiama tau perché devo usare un'altra lettera. La domanda è, qua c'è un tau e un t, corrispondentemente a livello di r chi c'è? C'è un rho e un r, ossia uno spazio proprio e un c'è questa simmetria o non c'è? Questo non lo so chiedere. Ma non sto cercando di dire che Alberto ha sbagliato, io mi guardo. Chi ha detto questo? Sto cercando di capire. Io non... Sì, ma poi però poi ti castri gli strumenti per capire, perché dici non aprire il 31, voglio capirlo da lì. Okay, ma sì, ma quello che c'è intorno te lo ricordi con... No, certo. Allora è quello che stiamo cercando di fare. Beh, io se apro il 31 per venirvi incontro, non per fare... Ecco. Punto 23. Allora, vedete cosa viene fuori qui? Determiniamo prima il legame tra il tempo reale, che indicheremo con tau, e la coordinata x0, la famosa coordinata temporale. Per questo scopo consideriamo due eventi infinitamente vicini che avvengono in un solo e medesimo punto dello spazio. Allora l'intervallo spazio-temporale di S tra questi due eventi è formato da C di tau, dove di tau è il lasso di tempo reale tra i due eventi. Ponendo di x1, di x2 e di x3 uguale a 0, quindi coincidenza spaziale, nell'espressione generale del ds quadro uguale gk, cosa stai facendo? dx, stai facendo rumore. Si trova quindi ds quadro uguale gk di xi di xk, dove qui c'è sommatoria, no? Uguale a c quadro di t quadro. Di tau quadro, e questo a sua volta poi è soltanto la parte temporale, quindi è g00 di x0 quadro. Quindi ecco che viene fuori che la 23 che ci serve di tau è uguale 1 su c, perché abbiamo portato questo di là, radice di g00 in di x0. Invece qui da noi la coordinata spazio-temporale x0 si chiama infelicemente t, perché Schwarzschild la chiamò T in assonanza col tempo nostro fenomenico, no? Ma ovviamente quella t non è t, perché è una x0 che si chiama t. Ecco, ok? In un certo senso questo è chiaro. Invece se vuoi vedere la parte spaziale, ti accontento. La parte spaziale, eccola qua. La parte spaziale è questo dl quadro. Vedete, c'è bisogno di tutto questo robo qui. E quindi c'è bisogno di costruire gamma, alfa, beta, quella famosa metrica puramente spaziale, che però questa metrica puramente spaziale contiene il G00 a denominatore, G0 alfa e G0 alfa. Nelle nostre condizioni tu sai che G0 alfa sono 0, quindi questa roba non c'è. E quindi nelle nostre condizioni il gamma alfa beta coincide con meno G alfa beta, con la parte spaziale della metrica di Schwarzschild. Ok? E quindi è quello. E poi c'è tutto il resto. Quindi non so, non ti risolve granché il problema. No, sì, che c'è un problema che non ho capito. Perché io ti dico, però non mi sento citare, solamente il mio percorso logico è questo. Che evidentemente devo cambiare qualche parametro, nel senso che quando si studia la relatività ristretta, normalmente si ha sempre l'impressione che ci sia quello che è sull'astronave, cioè in una certa maniera, e quello che è a terra che la vede in un'altra maniera. Tipo quello che la vede a terra la vede più lunga e più lenta, va bene? Detta molto brutta, non è detto molto brutta. La vede più corta. La vede più corta e più lenta. Quindi sembra che ci siano due tempi, il mio tempo e il suo tempo, due spazi, il mio spazio e il suo spazio, legati dalle equazioni di Einstein. Ok? Qua invece non stiamo ragionando così, non ci sono due spazi. Allora, di solito non abbiamo due sistemi di riferimento diversi, abbiamo un solo osservatore, il quale ormai sa, reso edotto dalla relatività ristretta, dal principio di equivalenza, che punti spaziali del suo sistema di riferimento hanno tempi diversi, scorrimento di tempo diverso, quindi il tempo è diverso all'interno dello stesso sistema di riferimento. Io finalmente prima a fatica sono riuscito a capire quell'integrale lì da R1 a R2. Tu dici integro da R1 a R2, non trovo R meno R, trovo qualcosa di più piccolo perché la metrica è più grande. Perché la metrica in realtà mi allunga quel pezzo di corda. Però non me la allunga solo spazialmente. È questo che uno si... Aspetta. No, aspetta. Qui dentro non te ne accorgi perché il tempo non è stato espresso, no? Ma siccome tu ti sposti da R1 a R2 nell'integrazione, ogni punto, che sono infiniti punti tra R1 e R2 che usi nell'integrare, avrebbe un tempo diverso. Quindi un effetto che questo tempo è diverso in qualche modo c'è dentro, ed è dove? Nella struttura che il dr è fratto radice di 1 meno rg diviso r, capito? Perché questo benedetto rg che è scritto così è anonimo, c'è dentro gm diviso c quadro, e quindi c'è... Ma quell'integrale lì non è integrato nel tempo, è integrato solamente nello spazio, giusto? Perché allora io sto dicendo che la struttura dell'integranda ha in qualche modo l'effetto del fatto che mentre ti fai quella traiettoria il tempo è diverso, scorre con un pace diverso. Quindi in realtà ogni percorso che tu fai e dici lo faccio spaziale, non separi lo spazio e il tempo, lo fai spaziale dal punto di vista della tua... come dire, keeping about the guy, come si chiama, del tuo registro che dici faccio queste cose e le chiami spaziali, ma sostanzialmente ogni punto è un evento, non è un punto spaziale, cavoli. Vorresti dire percorso spaziale, parlare di descrizione geometrica di quello che sta avvenendo. A parte il fatto che qui c'è il senso geometrico della coordinata, quindi ci siamo già venuti incontro, io e lui, o lui. No, ma, no, nota bene. No, non basta quello, sì, ma non basta quello che dici tu, perché se no così rinunceremmo a vedere la fetta spaziale che c'è. In realtà invece dobbiamo imparare a vedere la fetta spaziale, ma non tornare nella situazione pre-relativistica di tempo e spazio separato, e sapere quindi che non c'è separazione tra spazio e tempo. Invece se noi quando guardiamo lo spazio ci dimentichiamo il tempo, e ci siamo persi tutta la semantica. Sì, ma adesso mi sono riuscito a fare un'idea, l'ho sbagliata, ma della spazializzazione tra R e R1, quindi integrano sul percorso, che so definire, perché comunque è diretto in un punto, e quando faccio questo integrale lungo una metrica trovo una misura diversa, non mi riesco a fare lo stesso ragionamento temporalmente. Posso dire una cosa per Marco? Allora, una cosa, sì. Mentre facciamo questo integrale, Marco, vabbè, allora non te lo dico più. Beh, no. Se devi fare, fai. No. Mentre facciamo questo integrale e R1 corre fino ad R2, ovviamente ogni punto spaziale in realtà è come se ci fosse l'osservatore col suo cono di luce, e quindi uno dice da R1 a R2 il cono di luce si mantiene, e invece no, non è il cono di luce che si mantiene invariato, si mantiene invariato la natura degli eventi che stanno lungo il percorso spaziale, cioè sono tutti time-like. Perché il cono di luce si apre e si stringe a secondo della curvatura e anche a secondo della traiettoria, fa tutti dei casini incredibili. Te l'ho detto apposta per farti capire, quindi c'è anche quello. Ma il cono di luce è un punto di vista locale, microscopico rispetto a questo integrale, quindi state attenti, perché l'integrale è dentro una metrica, quindi è dentro la relatività generale. Il cono di luce col principio di equivalenza è l'asciugare la metrica e portarla alla Minkowski, no? Capito? Quindi state attenti, non potete prendere e fare un putpurri di tutte queste situazioni, dovete mantenerle. No, faccio fatica, ma non ha ragione che la faccio, nel senso che quando tu integri, quando tu fai quell'integrale lì e quando farai quell'integrale qua sotto, immagino, sì, in realtà il dr è il differenziale locale. Sì. Sarebbe come se fosse proprio la base spaziale in quel luogo. Sì. E quella è la base temporale in quel luogo. Quando le vai a sommare trovi quello che trovi, se trovi la somma, così sono tutto, beh, non ti incazzi, non ti fai incazzare questa visione. No. Ho usato una base, il concetto di base non la cazzo. Se siamo in geometria, puoi usarlo. Posso usarlo. Il senso geometrico, quindi puoi usarlo. Quindi posso usare come base di R. Sì. Questo per me è un passo avanti, nel senso che mi cambia tutto rispetto a quello che pensavo prima. Mi va bene. Che cosa ti cambia? Non so. Io ho sempre pensato che queste cose fossero uno rispetto a un altro, invece no, qua non c'è bisogno. No, perché tu sei differenziato, quindi come geometria è differenziata. Sì, locale differenziata. Inoltre si vede che G00 è minore di 1, quindi abbiamo... guardate la 47, di tau minore o uguale di dt, quindi succede che il pace del tempo è più lento o più veloce, capite? L'uguaglianza, cioè quando è che di tau è proprio uguale a dt? Perché questo di tau e dt sono il pace, il ritmo dello scorrere del tempo. Il sampling. No, il pace, non il sampling. La cadenza, il ritmo. Tic tac, tic tac. Quanto sono lunghi questi tic tac? A me sembrano sempre lunghi uguali, però l'uguaglianza vale all'infinito, dove t coincide con il tempo reale, cioè t e tau sono la stessa cosa, concreto, fenomenico. Ok, no, questo è importante. Sì. Di conseguenza, a distanze finite dalle masse, avviene un rallentamento del tempo rispetto al tempo all'infinito. Cioè se tu vai verso la singolarità, non entri nell'orizzonte degli eventi perché ancora non stiamo analizzando quello, poi lo analizzeremo, però ti avvicini, lì il tempo rallenta rispetto a come andava là. Anzi, in realtà succede questo, che rallenta tanto che quando si avvicina all'orizzonte degli eventi, il rallentamento è infinito per chi sta distante. Infine diamo ancora un'espressione approssimata di ds quadro, ecco, non di dl quadro, ma di tutto approssimata, perché? Perché abbiamo bisogno di capire questo. Se siamo a grandi distanze, all'infinito coincide con la metrica di Minkowski, ma un po' prima dell'infinito cosa succede? ds quadro diventa questo. ds quadro uguale ds0 quadro, che questa è la metrica di Minkowski, meno un pezzo. E questo pezzo è 2k, k la costante, ecco qui non è scritto g, rg, è proprio scritto km su c quadro che è rg, no? K è la g grande di Newton, quindi km c quadro diviso c quadro è quello che sopra si chiama rg nella metrica, quindi meno 2km su c quadro r che moltiplica le due variazioni antitetiche, no? La variazione radiale e la variazione temporale, di r quadro più c quadro di t quadro. Quindi quella parte lì sopravvive. Se non ci fosse... No, non è che vanno assieme, c'è uno e poi c'è l'altro. Sì, sono presenti, sì. Perché tutta la parte tesserale è dentro di S0 quadro. Chiaro? Qui dentro c'è quel r quadro sin θ quadro di φ quadro più di θ quadro. Ora questo secondo termine, siccome ha un c quadro sotto, poi k anche piccolo, è una piccola correzione apportata alla metrica, qui in questo contesto la chiamiamo galileiana, in letteratura metrica minkowskiana di S0 quadro, quella che in letteratura troverete chiamata di eta. A grandi distanze dalle masse che creano il campo, qualunque campo è centrale simmetrico, è quel concetto del dipolare. Sì. Di conseguenza la 48 determina la metrica a grandi distanze da qualunque sistema di corpi. E quindi questo vi permette di interpretare quelle foto che vi ho fatto vedere. Perché tutto l'ammasso che fa dall'ente gravitazionale è una distanza infinita da noi, anche se è finita, no? E quindi nella nostra zona vale il ds quadro. Quando ci avviciniamo come r a loro, comincia questa cosa qui a diventare solida e ci dà gli elementi di curvatura che fanno l'arco. Vi è chiaro? Poi ovviamente quando andiamo oltre quell'ammasso che fa da lente, di nuovo torniamo in una situazione quasi piatta, finché non andiamo avanti ancora dove incontriamo quella galassia che è vista come arco. Sì, un fiume da un bastone. Esatto. Però il bastone è la rifrazione dentro il fluido, quando avete dentro il fluido la gente è riuscita a capire che è, come si dice, non un imbroglio, come si dice, un'illusione ottica. Guai a chiamare quella roba lì illusione ottica, capito? Però ormai la letteratura divulgativa la chiama illusione ottica e quindi non fa più capire niente. Anche se dice come un'illusione ottica, però se la cita la gente... K è la G grande, M è la massa di questo oggetto che sta facendo la curvatura. Km fratto C quadro corrisponde a Rg, a raggio gravitazionale. Anzi, devo correggermi, non Km fratto C quadro, ma come c'è scritto lì, 2Km fratto C quadro, lui è Rg. Anche il 2 è importante. si possono formulare anche considerazioni di ordine generale su un campo di gravitazione centrale simmetrico all'interno di masse gravi. Vedete? Quindi adesso cominciamo anche a parlare di qualcosa all'interno. E vediamo come si può parlare di questa roba qui. Che c'è? No, sto pensando... una pillola. Ah, sì, non muore. Quale avete preso voi? Che colore hai preso l'ultimo? A te i rosa piacciono? No, ora stai incazzato con me, non mi rispondi più. Io? Ti piace il rosa? No, stavo pensando l'altro di dire che sono del segno della Vergine, mi ho piegato tutti i punti per benino. Qui ho lasciato di una brutta era. Cioè, no, acquario. Acquario. C'era un po' di Christian Corman che parlava di buchi neri, un esperto di buchi neri, e dice che Panelli lo paragona a un atomo di idrogeno. Sì, no, nel senso che sì, ha i gusci orbitali come... No, lui dice che all'interno ci sono due masse o più, una compensa l'altra, identiche, e sono così che si comportano come... Non cercare il nome. Sì, l'ha scritto oggi, l'ho vista anch'io quella cosa lì. Però non l'ho letta a fondo, l'ho vista. Io che l'ho vista così, però non so vedere qualcuno. Ma quando fai così, che sei tutto incerto, tutto... mi volevi fare una domanda, no? Volevi fare rumore? No, non stavo andando se cioè, in base a cosa si può fare un'affermazione del genere. Sì, ma vedi, quello che fa lui è un'approssimazione. E poi su questa approssimazione ricava queste cose qua. E quindi bisogna andare dentro al suo discorso, al suo articolo, se no non se ne può parlare così. Allora, si possono formulare anche considerazioni di ordine generale. Si vede dalla equazione 36, che è riportata lì, 8π K, K è la solita G, no? Grande, diviso C alla quarta, per T00. T00 è la componente del tensore energia-impulso, puramente temporale, uguale e alla meno lambda fratto 1 su r quadro, cioè per 1 fratto r quadro meno lambda primo fratto r più ancora 1 su r quadro. Allora, si vede da questa equazione, che se andate alla 36 ci sono tutte le equazioni, questa è una di quelle, che per r che tende a 0, e se r tende a 0, qui c'è 1 su r quadro e qui c'è diviso r e poi qui c'è ancora 1 su r quadro. Anche lambda per r che tende a 0 si deve annullare almeno come r quadro. Questa è una considerazione sugli ordini di infinitesimo delle due funzioni. Se non facesse così, quindi in caso contrario, il secondo membro della equazione diverrebbe infinito quando r tende a 0. Mi sembra giusto. È chiaro? Ma se succedesse questo, cioè altrimenti anche il primo membro che è T00, cioè anche T00 sarebbe sede di una singolarità nel punto R uguale a 0, cosa che sarebbe fisicamente assurda. Cioè, quindi, diciamo, i fisici hanno paura che il tensore energia-impulso diventi infinito. Sì, c'è questa nota che è caso di leggerla oppure no? No, già sì, vabbè, l'abbiamo già letta. Qui possiamo notare come ancora nel 1938 a Landau, e con lui a molti fisici dell'epoca, fosse decisamente difficile accettare quanto predetto dalle equazioni di campo di Einstein. Nota ancora forte l'influenza dei pregiudizi di Eddington, lo stesso che condannò l'ostracismo ai lavori sulle singolarità gravitazionali, gli orizzonti degli eventi e i buchi neri di Chandrasekhar. Notare paradossalmente che lo stesso Landau nello stesso periodo produsse gli articoli sull'esistenza delle stelle a neutroni, cioè lui proprio pubblica un articolo, prima di lui l'ha pubblicato Oppenheimer insieme a un altro, sulle stelle a neutroni, questi due articoli vengono fuori da quanto diceva Chandrasekhar, che c'è un limite di massa per le stelle, no? E quindi se certe stelle sono sopra la massa di 1,4 volte la massa del Sole, 1,41 volte, che succede? Che quando collassano, invece di diventare nane bianche, come un pochino si stava cominciando ad accettare da una ventina d'anni, diventano cose strane, che sono poi le stelle neutroni. Comunque posso assicurarti per parte mia, grazie alla mia totale ignoranza, sono assolutamente al riparo dai pregiudizi di Eddington. Ah beh, meno male, meno male. Vabbè, c'è uno scudo. C'è uno scudo. Ok, forse è il caso che la tolga quella. Integrando formalmente l'equazione 36, questa qua, con la condizione limite lambda calcolata in R uguale a 0 e che questo sia uguale a 0, abbiamo, vedete che c'è un lambda primo, poi sotto ci sarà un lambda, quindi lambda uguale meno logaritmo di che cosa? Di 1 meno 8 πk fratto c alla quarta, r la radiale, e poi integriamo tra 0 e r in dr, ovviamente, quindi radialmente, che cosa? t00 per r quadro. Quindi quello vi permette di avere lambda. Adesso lui fa... Aspetta. Tu sei andato a integrare l'equazione. Qui in pratica fate il calcolo e isolate lambda primo. Il primo vuol dire che lambda è stato derivato rispetto a r. Quindi se isolate... Cosa integrate? Te lo sto dicendo, se tu isoli in questa equazione lambda primo, hai lambda primo espresso da T00, dalla C, dalla K e da R. Un'equazione differenziale data da E alla meno lambda moltiplicato per lambda primo. Ok, va bene, ecco. E lo detto. Integri per risolvere su lambda. Sì, però ovviamente l'integrale rimane indicato perché non abbiamo detto che cos'è T00 esplicitamente. È chiaro che rimane. Però risolvi per lambda primo, risolvi per lambda facendo un calcolo. Ecco, e quindi otteniamo lambda. Adesso lui con delle considerazioni fisiche ottiene un'espressione per lambda, le uguaglia e in questo modo scopre, mette fuori una cosa interessante, che a seconda della distanza radiale, cioè quindi in funzione della distanza radiale, voi potete dire quanta massa c'è dentro una sfera che contiene quella distanza radiale. Adesso ci arriviamo. Poiché in virtù di 34-38 che diceva la T00 è uguale E alla meno nu T00, qui vi ricordate le nostre A e B sono state chiamate, una è alla lambda, l'altra è alla nu, o viceversa, no? Anzi la B è alla lambda e la E alla meno nu, e alla nu è la nostra nell'altro discorso. Allora, succede che questa roba qui è maggiore o uguale a 0, cioè il concetto è E alla meno nu T00 è il T00 misto, no? E questa roba è positiva perché E alla meno nu è per forza positiva, è una esponenziale, e T00, cioè la parte la parte puramente temporale del tensore energia-impulso, è sempre maggiore di 0. Deve essere maggiore di 0, se no non c'è stabilità nel sistema fisico. E quindi è maggiore o uguale a 0. Quindi sappiamo che T00 in queste condizioni è maggiore o uguale a 0. Si vede quindi che per lambda maggiore o uguale a 0, quindi questo lambda è maggiore o uguale a 0, quindi tutta questa roba E alla lambda è maggiore o uguale a 1. Vi piace questa considerazione? Tu dici che da quell'equazione lì, che se devo 34.38 dice che T00 è uguale a E alla meno e dice che questo deve essere uguale a 0. Scusa, guardiamola così questa equazione, così si capisce subito. Cos'è E alla meno nu? È il G00 in forma covariante. E allora vedete, se voi moltiplicate, no scusa, non in forma covariante, in forma controvariante. Se voi moltiplicate G00 per T00 avete la T00 mista, no? Avete alzato un indice. Ah, questo è un numero, questo è un lambda. Che cazzo, non mi ero neanche accorto che era un cosa. Allora, quando abbiamo questa situazione ci serve per capire che è maggiore o uguale a 0. Poi, quando ci mettiamo con lambda maggiore o uguale a 0, allora mettiamo gli esponenziali, quindi esponenziale di lambda è maggiore o uguale di esponenziale di 0, quindi esponenziale di lambda maggiore o uguale di 1. Lambda era 1 su 1. No, lambda guarda la 49, ce l'hai lì. Lambda è quello. Sì, ma ho detto un'altra cosa. Ah, non ho capito cosa hai detto. Che avevamo visto nel vecchio tempo che lambda era 1 fratto 2. C'è un'equazione lì che te lo dice? No. Non me la ricordo questa. Abbiamo fatto tutto. Ah, quando abbiamo risolto, sì, e beh, ma scusa, questi benedetti lambda e a lambda e sono queste parti qui. Allora, questo è alla nu e questo qui è alla lambda. E infatti sono uno, se moltiplicate viene uno fratto l'altro. Quindi ok. Inoltre, sottraendo membro a membro 36 dalla equazione 34. Allora, 34 qual è? La 34 è quella che abbiamo appena scritto, T00 e alla meno nu T00, uguale a quello. La 36 è quella da cui siamo partiti. Allora, membro a membro, allora, se sottraiamo abbiamo 8πk fratto c alla quarta T00 meno T00 e quindi viene, bisogna fare il calcolo, io lo so. Vabbè, allora non li facciamo e viene fuori questo. E alla meno lambda fratto R che moltiplica nu' più lambda primo, chiusa la tonda, uguale 8πk fratto c alla quarta R che moltiplica la differenza tra T00 e T11, uguale questi a loro volta a questo qua, epsilon che è l'energia totale del sistema, più P che è la pressione, vi ricordate, per 1 più V quadro fratto C quadro, e il tutto diviso 1 meno V quadro su C quadro, e questa roba senz'altro è positiva. Allora, secondo me, in realtà non ci interessano i calcoli, ma ci interessa sapere che è maggiore o uguale a 0 questa parte qui. Ma questa parte qui è uguale a questa intermedia, e questa intermedia è uguale a questo. In pratica, siccome abbiamo R che è positivo e alla meno lambda che è positivo, questo maggiore o uguale a 0 si sta dicendo che nu' più lambda' è maggiore o uguale a 0. È chiaro? Quindi abbiamo che la derivata della somma è positiva, quindi derivata rispetto a R. Sapete che quindi quando la derivata è positiva c'è la crescita, no? Della funzione. Ora, se noi ci poniamo con l'R che tende all'infinito, lontano dalle masse, la metrica diventa galileiana. E allora succede che nu tende a 0 e lambda tende a 0. Ci siete su questo fatto? Non ci siete? No, sto arrivando, sì, va bene. Risulta dunque dal fatto che la derivata della somma è positiva, quindi sta esprimendo una crescita, in tutto lo spazio la somma deve essere minore o uguale a 0. Siete d'accordo? Allora, ricordatevi, allora, f' di x maggiore di 0. La f di x com'è? Non lo sappiamo. Sappiamo che la f di x dal punto x in avanti deve crescere, perché la derivata è positiva. E allora dove sta f di x? In una posizione più bassa di una x più delta x. E allora rispetto a questo 0, la posizione più bassa è stare sotto 0, tutto lì. Adesso intuitivamente l'avete visto? Ah, ok, benissimo. Poiché lambda è maggiore o uguale a 0, si deduce che nu è minore o uguale a 0, per rispettare quella, no? Allora se nu è minore o uguale a 0, e alla nu è un numero minore di 1, e quindi e alla nu minore o uguale a 1. Qui avevamo stabilito che e alla lambda è maggiore o uguale a 1, mentre e alla nu è minore o uguale a 1. Ora, le disuguaglianze stabilite, la 52 e la 50, mostrano che le proprietà indicate sopra, 46 e 47, 46 ci dice che dobbiamo integrare radialmente, e la 47 ci dice che il di tau è minore di dt, ecco, un attimo di sospensione, della metrica spaziale e della marcia di un orologio in un campo centrale simmetrico nel vuoto, riguardano altrettanto bene il campo all'interno di masse gravi. Quindi succede che anche all'interno dell'orizzonte degli eventi, no? Perché lì siamo dentro la zona che doveva essere vietata perché stiamo entrando dentro le masse, diciamo. L'integrale da R1 a R2 è più grande della parte euclidea e il tempo di tau ha un pace, ha un ritmo più basso del dt. Questa è una cosa fondamentale, io la chiamo omologia. Mi è chiaro? Quindi mi permette di ragionare sullo spazio-tempo che c'è al di là dell'orizzonte degli eventi. Sì, però all'interno del gare, giusto? Sì. All'interno dello spazio degli eventi, dell'orizzonte degli eventi. E vabbè, ma in quello che è la singolarità gravitazionale abbiamo questo problema lì. Nel senso che come noi non possiamo separare lo spazio e il tempo, così non possiamo pensare che la superficie dell'orizzonte degli eventi non sia la superficie del corpo. Io questo non l'ho mai pensato. Perché vieni qua? Mi fa piacere dirti una cosa che ci si può ragionare sopra, è interessante. Perché viene considerata il confine del corpo? Beh, fisicamente se qualcuno cerca di passare all'orizzonte degli eventi, chi sta nella zona euclidea lo vede che si congela e non va oltre, per cui uno che si basa sui fenomeni dice quello lì, se è bloccato lì, lì. No, io avevo pensato diversamente, pensavo che all'interno di questa parte che si chiama orizzonte degli eventi, da qualche parte, ancora più in centro, ci fosse una massa, che quella era solamente la distanza da quella massa dove si concentra. Ma è vero, nel senso che il centro c'è la singolarità, perché lì c'è la massa. Certo. Però la massa è una densità di massa dentro quel volume. E quindi alla fin fine è come se quella fosse la superficie. In senso grossolano, possiamo dirla. Come? No, è chiaro, è chiaro. Se il campo di gravitazione è creato da un corpo sferico di raggio A, si ha per R maggiore di A T00 uguale 0. È interessante immaginare di vedere qualcuno vicino all'orizzonte degli eventi. Ma deve essere ancora più interessante una volta che qualcuno ha superato l'orizzonte degli eventi, cosa vede? Dall'esterno? Dall'interno. Ma no, non riesce a vedere fuori dall'orizzonte degli eventi, perché la luce sua, che gli deve tornare indietro, non riesce a superare l'orizzonte degli eventi. No, la luce che c'ha lui dentro, sì, che gli servirebbe per vedere cosa c'è fuori, dovrebbe essere luce che esce fuori, viene riflessa da corpi esterni e torna dentro. Ma siccome non può uscire, non viene riflessa e lui non vede niente di fuori. Però vede entrare energia. Cioè vede solo che cazzo dici? Così sono all'interno e c'è una stella che mi ha assorbito da poco nero. Io vedo che sta arrivando qualcosa da quella stella. Sono dentro. L'hai visto quel logaritmo? L'hai visto questo logaritmo dell'anda? Allora, quando sei all'interno, anche lì il meccanismo è logaritmico, per cui un delta x qua vicino all'orizzonte e un delta x vicino alla singolarità, chi dei due è più lungo secondo te? Un delta x piccolo. Vicino all'orizzonte? No, quello vicino alla singolarità. È vero. E quindi, voglio dire, hai una geometria iperbolica, che però tu, siccome sei un osservatore, per il principio di equivalenza sei dentro un cono di luce e quindi sei in una situazione quasi piatta, per cui vedi quella geometria iperbolica come euclidea e allora per te diventa infinito. Cioè all'interno di un buco nero per te è infinito. Come, cosa voglio dire? Beh, lì, guarda l'equazione e te lo dicono. Per cui ogni osservatore dentro è dentro uno spazio per lui infinito. Non vedo la mazza entrare. Scusa, è talmente lontano per me che non era di fuori del mio cono di luce di fondo. Cioè è il cono di luce che non fa entrare niente. Cosa dicevi? No, io stavo guardando questa ragione tua. Se il campo gravitazionale è creato da un corpo sferico di raggio assiale, quando siamo fuori da che la T00 è nulla. E infatti l'abbiamo chiamato vuoto, vi ricordate? Poi per i punti fuori, per i punti per R maggioria, si ha quella lì. No, guarda, la formula 49, quella lassù, No, guarda cosa diventa. Noi siamo con R maggiore di A. Stiamo integrando da 0 ad A. Cioè, stiamo integrando... Cosa stiamo integrando? Fino del corpo. No, aspetta. Stiamo integrando dalla singolarità, usciamo dall'orizzonte degli eventi fino ad A. Perché se R è maggiore... Fino ad A. Se R è maggiore di A, beh, dipende dov'è questo A in realtà. A qua è il raggio della sfera, come va? Sì, ma... è il raggio del corpo sferico, quindi stiamo integrando... Però guarda che il raggio è tra virgolette. Che cazzo, sarà quella distanza misurata... quella distanza radiale misurata. Vabbè, ok, comunque è la distanza, quella che è dal centro della Poi apri queste robe qui e alla fine tu mi dici, confrontando l'espressione si trova... No, ma cosa fai? Prima analizziamo questa 49, se no l'abbiamo persa. L'ho vista la 49. E dilla anche agli altri cosa hai visto. La 49 è copiata. E la 44 cosa dice? La 44. Cos'è? È la metrica. Schwarzschildiana. La 44. Rispetto alla 44 abbiamo che lambda è uguale a meno logaritmo di 1 meno 2km. Okay. Va bene, io sto arrivando. E adesso abbiamo questa situazione, abbiamo un lambda espresso in un modo e abbiamo un lambda espresso nell'altro. Uno e mi sta bene. Qui diciamo che si trova la formula M. Ci dice che la massa, cioè che cos'è questa massa? È quella che sta nella singolarità. Certo. Ah, però questa in realtà è la massa che c'è tra la singolarità e il punto A. Ovviamente noi sappiamo che non ci sono altre masse per il momento e quindi dal punto 0 fino ad A, quella è la massa del corpo che ha creato quella situazione. Che ragionamento fosse alla rovescia, che T00 è determinato dalla densità di massa all'interno della sfera. È uguale, perché l'equazione è giusta. Sì, ma no, non è così. Ma mi sembrava strano che sia invertito il ragionamento. Per forza, mi sembrava perché, che a Bobo avevamo detto, sai cosa c'è di bello? T00 mi rappresenta la massa, giusto? Il buon Landau ha avuto una bella educazione istruttiva e sa bene che qualunque cosa fenomenica M è determinata da una struttura T00 e quindi fa vedere che la cosa primordiale è la struttura e poi il fenomeno. Quindi questa 53 è potente ed è la mia metafora che vi ho detto 1000 volte. La struttura genera il fenomeno. Vabbè, non mi interessa. Vabbè. No, no, ma è cazzo, abbi pazienza. È l'uno, praticamente. Se perdo il parolaccio che ho sempre... Oltretutto succede questo. Chi cavolo è capace di dirmi quant'è T00 dentro l'orizzonte degli eventi? Per il momento nessuno, no? Quindi siamo lì. Però è interessante che questo A è fuori, potrebbe essere fuori dall'orizzonte degli eventi, quindi mi dà un'indicazione interessante. Cioè che stai dicendo che quando noi abbiamo chiamato T00, abbiamo detto questa qua è la densità di energia. Sì. Non abbiamo detto che fosse una massa. Là, non l'abbiamo detto. No, noi sappiamo che la massa è equivalente all'energia, quindi voglio dire, se diciamo densità di energia comprendiamo anche la massa. Non è solo a questo punto che ci si rende conto da questa... No, questa ci sta dicendo cos'è la massa che noi vediamo, che attribuiamo a quel corpo che ha creato questa condizione. Ma non sta dicendo che questa massa è quella che c'è dentro T00. Non è la stessa cosa. No, sul fatto di quello che vediamo io e quello che è davvero, sono e non sono destro, vediamo di chiarirci questo punto qua. Questa è l'equazione. Dalla parte della massa e della massa del corpo, non la massa che io vedo nel corpo, perché se no dobbiamo dargli due nomi diversi. Se la massa che io vedo è la massa. No, non mi hai capito, intendo dire quello che io vedo come massa è la densità di energia che c'è dentro la sfera dell'orizzonte. Lo vediamo da questa dimensione qua. Sì. Io invece quando abbiamo cominciato a fare il nostro cinema qua, ero convinto che la massa fosse, ho sempre pensato che T00 come un'emanzione di M. No, T00 contiene la massa, anche, però è densità di energia. Sì, ma quando non ci sono campi di alta natura colombiana, che mi sembrava abbastanza equivalente. Però siccome la massa è un concetto nostro che abbiamo dall'esperienza e quindi siamo legati al nostro fenomeno, è difficile, no, che la struttura e il fenomeno siano senza censura, no? Quindi è chiaro che il tensore energia impulso non può essere tout court massa. No, non lo metto tout court, però io ce l'avevo già messo dentro, nella mia mente era già comunque la massa del G00, perché non T00, perché non portava con sé sul momento. Allora, in realtà la relatività generale ci insegna ad essere riduzionisti quando serve e non essere riduzionisti. No, riduzionista è tutto quello che mi fa, il tormento che mi dai sempre tu, no? Perché una volta che acquisisci che T00, o meglio il tensore energia impulso è legato alla massa, tu il tensore energia impulso lo guardi come massa e adesso poi mi dici funzione della massa. Ma anche una funzione della massa è un concetto che non sta troppo, cioè... Ma quale vuoi? Mi manca di assaggiare quello verde? Quello bianco. Ah, quello bianco. Assaggiato quello bianco. Ma dove hai preso queste cose? A chi hai preso? Hai bene. Hai caso, ce l'ho preso, dov'è che lo prendiamo? Va bene, sono molto contento che sono qua. Sì, ci fermo qua, mi fa un passo avanti, perché? Perché sì, ma mi dà un senso alla geometria differenziale. Ho fatto locale, adesso vi faccio vedere, quindi anche alle connessioni che loro creano in realtà la distanza reale. Vedete, quando superiamo il 35 moto in un campo di gravitazione centrale simmetrico. E quando... simmetrico, cioè dentro quello. E quando faremo il moto andiamo a studiare una cosa interessante, il collasso gravitazionale. Collasso gravitazionale. E il collasso gravitazionale è il generarsi di un buco nero. E quindi studieremo questo diagramma che è semplicissimo, ma è un casino da capire come semantica, perché vedete questa R0 qua è la singolarità. Vabbè, quando ci arriveremo vedremo di capirlo. Mentre invece questo R uguale RG, questa linea, è la superficie dell'orizzonte degli eventi. E questi sono i coni di luce, da una parte e dall'altra, che sono girati. Quindi ce n'è di roba da lavorare. Signori, che dire? Ma contenti? Molto, come ho appena detto. Ah, giusto, adesso ci fermiamo, no? È l'11. Ci vediamo, se volete, l'8. Se invece siete ancora festaioli, più avanti. Mi sembra che l'8 sia mercoledì.